ti insegna mio figlio Baymaxino. Questa è la zona in cui andiamo a nasconderci e qui giù c'è mio figlio. Ciao! L'unica cosa è che io andrò ad utilizzare le hack per trovarla subito. Questo però non diteglielo. Baymaxino, sei pronto? Sì, sono prontissimo. Guarda, sto con dei lama, sto con un righetto. Ma come stai con dei lama? Ma ce la fai, Baymaxino? Oh, guarda, l'ha detto. Allora, oggi giocheremo a nascondino. Come vedi, qua c'è scritto nascondino challenge estrema e soprattutto onesta. Perché noi siamo delle persone oneste, Baymaxino. Non bisogna cittare. Va bene, papà, io non cito mai. Ma non posso nemmeno. Ma sarai stupida, Baymaxino! Oh, senti, per piacere, uscitemi questo tizio per cortesia, perché mi sta talmente rompendo le scatole. Baymaxino, dammi una mano, tizio, questo villager! Aiuto! Mamma mia, ci deve sempre rovinare il nascondino! Lo sto picchiando fortissimo! Vai via, non rompermi il nascondino, per piacere! Madre mia, ma ho lasciato un fantasma! Vabbè, non mi farò domande, Baymaxino, non mi farò domande. Allora, come prima a nascondersi mi andrò a nascondere io e hai ben 2 minuti per contare. Quindi ciao ciao, Baymaxino, vada! Va bene, papà, allora adesso conto! 1, 2, 3... Bene, adesso ragazzi dobbiamo girare in questa mega villona gigante che comprende un sacco di case e qua sotto addirittura c'è un campo da tennis. Ma dove ci possiamo nascondere? Io non ne ho mica idea, ragazzi. Qua sotto, oddio, qua sotto potrebbe essere uno spot interessante, ma non ne ho idea. Il tempo è veramente poco a disposizione. Già è passato 1 minuto. Papà, quanto ci vuole? Stai zitto e conta, non rompermi le scatole. Vabbè, io direi che, boh, come primo nascondiglio possiamo mimetizzarci qua sotto da qualche parte. Bene, oh, questa stanza segreta mi sembra perfetta. Oh mio Dio, no, ragazzi, perfetto, ok, perfetto. Ci mettiamo qua dietro. Dai, su, su, Baymaxino, puoi iniziare a cercarmi. Anche se il tempo non è finito, ti faccio anche un piccolo bonus. Va per bene, il primo papà, round. Sto arrivando. Dove sei? Io sono il migliore a nascondino, lo sai, vero? Tu sei il migliore! Ma stai scherzando, Baymaxino! Non puoi mai essere il migliore! Ti dico, mi ero dimenticato di dirti che hai soltanto 5 minuti per trovarmi! Cosa? Ma come soltanto 5 minuti? Ma non è possibile! Non riuscirò mai a trovarti! Questa casa è gigante! È piena di stanze! Guarda, qui ci sono delle casse, ci sono tantissime cose! Indizio almeno. Pure gli indizi vuoi, Baymaxino? Mamma mia, assurdo. Va bene, allora ti dico che sono al chiuso. Vabbè, direi che come indizio può bastare. Al chiuso, va bene. Allora sei dentro le case. Allora di sicuro non sei in questo giardinetto. Sei per caso in questa casa, papà? Baymaxino, ma come faccio a sapere tu in che casa sei? Scusa, io posso mai vedere quello che stai vedendo tu? Che sono un mago, un indovino, ma stai scherzando? Come sei antipatico. Quanto tempo è passato? 1 minuto, Baymaxino, c'è ancora tempo. Ok, ragazzi, mi sono mutato e mentre lui sta continuando a cercare, io direi di fare una piccola cosa, giusto un pochino per iniziare a scaldarci. Se io clicco F12, possiamo trasformarci. Oh, oddio, ragazzi. Ciao, Baymaxino. Ciao, papà, ti ho trovato. Ti ho trovato. Va bene, Baymaxino. Ma guarda, io era soltanto il primo round. Io ho fatto un nascondiglio stupido. E poi diciamo che ero impegnato a fare una cosa. Ma vabbè, non te la voglio dire questa cosa. Che cosa? Stavi bramando qualcosa alle mie spalle? No, assolutamente no. Cioè, non mi sembra il caso. Va bene, il primo round allora l'hai vinto tu. Ma il primo round è quello dei bambini. Quindi tu sei un bambino e diciamo che ti ho fatto vincere. Ora tocca a me cercarti. Baymaxino, sei riuscito a trovarmi in 1 minuto e 16. Ma chi cacchio sei, Flash? Te l'ho detto, papà, che sono il migliore. Senti, non ti sbattere, che come al solito esageri sempre, Baymaxino. Va bene, allora adesso ti faccio vedere io. Forse magari il primo round non ti troverò in 1 minuto e 16, ma di sicuro non sarò un rivale da niente. Quindi dai, inizio a contare, datti una mossa. Questa spiaggetta è molto figa. Guarda, ci sono gli ombrelloni, ci sono una cascata. E se mi metto nell'acqua? Potrò, se potrei mettermi nell'acqua. Però credo proprio che non sia la cosa migliore. Ma queste volte tutte storte, poi... tappeto rosso. Cioè, quanto tempo è passato? 45 secondi, ma è tantissimo, devo muovermi, aiuto! Non so dove andare, sono in panico, aiuto!
Ci sono anche le foglie, non riesco a saltare, la mia capoccia fa sbam, sbam, sbam. Manca solo un minuto, mi posso infiltrare qui sotto? Secondo me mi dice qualcosa dei miei lati in mezzo agli alberi? Ma sai che secondo me potrebbe essere un ottimo nascondiglio? Va bene, allora vado, papà! Ma già hai trovato il nascondiglio? È in 1:15! Trema, perché sto arrivando! Ma che tipo è? Non so se la pippa! Ok, adesso in questo momento lui non mi sente. Diciamo che per i primi 30 secondi. Ah! Aiuto! Ho preso un po' di danno. Speriamo di non morire la prossima volta. Oddio, ma che cacchio è sta roba? Per questi primi secondi, io direi di girare un pochino normalmente e vedere se lo riusciamo a vedere da qualche parte. In caso non dovessimo farcela, potrei attivare il primo hack. E indovinate di che hack si tratta? L'X-Ray! Avete capito bene? Cos'è sta roba qui sotto? Oh mio Dio, ho paura di passarci. Non vorrei che sia un portale dell'End. Ma finire che mi ritrovo nell'End è un grande guaio. Papà, ti muovi. Oh, baby Maxino, ma ti stai zitto. Ah, guarda che se urli io ti sento. Come mi senti? Aspetta. Ragazzi, è semplicissimo farlo stare zitto. Io direi che è arrivato il momento di attivare le hack. X-Ray Mode, attiva! Bene, 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 bene. Baby Maxino, dove cavolo sei? Mi ci credete che non riesco a vederlo neanche con l'X-Ray? Ma oh! Ma cos'è lì? Ragazzi! Papà, non mi troverai mai! Sono il nascondiglio perfetto! Sì, baby Maxino, certo, io ti credo. Cioè, io comunque non ti ho ancora trovato, quindi ci sta. Potresti fare le Olimpiadi di nascondino. Soltanto che le Olimpiadi che fai tu sono per i bambini speciali. Non piangere, non piangere, tranquillo, tranquillo. Chissà dove sarà mai. Ma è in una posizione stranissima. Cioè, guardatelo, è lì giù. Ma io come cacchio ci arrivo lì giù? Faccio finta di non vederlo. Baby Maxino, ti giuro, sto passando da un sacco di tempo qua, ma non riesco a vederti, ma dove sei? Perché fai così, baby Maxino? Tutto ok? Tutto a posto, tutto bene, ti sta andando qualcosa storto? Baby Maxino, io ti ho trovato, sei qua sotto. Ma cosa ci facevi qua in mezzo agli alberi, in mezzo alle frasche? Ma che cavolo sei? Una scimmia? Ma sembri un cane così, ma non sei una scimmia mica. Va bene, ti ho trovato in 3 minuti. Vabbè, siamo 1-1 tecnicamente, anche se tu ci hai messo più tempo, ma il tempo non conta niente. No, come non conta niente? Guarda, è vero, il tempo conta, e come? Io sono 2 e tu sei 1. Amici, scrivetelo qui sotto nei commenti. Secondo voi dovrebbe stare in vantaggio per il Messino? Oppure semplicemente dovremmo stare pari? Papà, papà, mamma, perché vince la sfida? Che cosa vince? Mi regali qualcosa, spero. Dovrei anche regalarti qualcosa. Va bene, ci sta, perché comunque se vinci la sfida te lo meriti. Quindi facciamo che se vinci la sfida, ascoltami bene, ti regalo uno schiaffo in faccia. Sto scherzando, baby Maxino, sto scherzando. Oh, facciamo che ti regalo la PlayStation 5. Cosa? Sì, che bello, che bello. Ma fatti nascondere, che ti trovo in 3 secondi, sono casatissimo. Va bene, conta, non mi guardare, girati, girati, baby Maxino. Ok, mamma, ok, guarda come subito uno, vuole imbrogliare. 4, ok, ragazzi, 7. Allora, adesso la situazione inizia a farsi seria. Non può essere che siamo 1-1, cioè 1-1 con sto energumero di mio figlio baby Maxino. Sta dicendo quello, vabbè, lasciamo perdere. Allora, per poter cittare per bene, ragazzi, ho in mente un'idea. Dobbiamo andare innanzitutto in creative e magari non lasciare prove. Non dovete dirglielo, ragazzi, che se mi scopre è un casino. Ok, quindi andiamo a coprire in questo modo. E poi tramite una mod, ovvero la mod dei blocchi falsi, possiamo andare a creare dei veri e propri passaggi segreti. Questa casa però non mi sembra tanto bella. Oh cacchio, dove posso andare, ragazzi? Aiuto, non riesco a trovare nemmeno un passaggio segreto. Oh, oddio. Secondo me dentro questo muro potrebbe essere perfetto. Quindi andiamo a spaccarlo così. Andiamo a mettere un blocco qua e un blocco qua. Siamo letteralmente dentro il muro. Se mi metto dentro, in teoria non dovrebbe vedermi nessuno. Aiuto, sono in acqua, aiuto. Non salutare, come faccio a salire? Baby
Maxino, ma come fai? Guarda che il tempo parte da adesso, quindi il tempo che ci metti per risalire vale lo stesso. Ah, sono fatta la faccia tua! Oh, scemo! Pezzo di fango, mamma mia, baby Maxino, ti giuro, sei qualcosa di incredibile. Ho trovato un buco! C'è della redstone! E questo canale potrebbe esserci mio papà! Secondo me è tipo diventato una talpa! Papà, sei da queste parti? Che c'è? Ma sei per caso diventato una talpa? Ma che domanda è? Non sono una talpa! No, no, non sono una talpa! Anzi, posso dire che sono una sorta di minatore! Minatore magico! Un minatore? È un minatore, si mangia? Ma come, che cos'è? Ma si scava quelli che scavano nelle miniere! Ah, ho capito! Beh, Maxino, volevo informarti che è già passato il primo minutino! Lo so che scorre! Mannaggia quella stupida tua zia! Sì, stavi dicendo, Beh, Maxino? Stavo dicendo la stupida tua zia! Ma scusa, perché mi hai chiesto che cosa stavo facendo? Per caso ero vicino a te? Vicino a me? No! Cioè, assolutamente no! Posso chiederti un indizio, papà? Allora, Baby Maxino, ti dico che sono all'aperto, ma sono, diciamo, coperto da qualcosa, non ti dico coperto cosa. Coperto da qualcosa, Sì, esatto, sono coperto da qualcosa, Baby Maxino. Qualcosa, chissà cosa, cioè, proprio non so dirtelo. Ma perché? Puoi dirmi fuocherello, acqua, non lo so, nel senso, sono vicino o sono lontano? Allora, essendo che questa sfida è onesta, volevo dire, cioè, nel senso che io non sto... Papà, cosa mi nascondi? Niente, comunque sì, fuoco, sei veramente vicino! Sono vicino? Ma com'è possibile che sono vicino? Ma scusa, ma non ci sono dei nascondigli qua? Non posso nascondermi nei muri, Baby Maxino! Ma sei così sicuro? Perché qua sento proprio puzza di te! È tipico puzzo di chi non si lava da tipo 10 giorni! Aiuto! Aiuto! Ah! Aiuto, ragazzi, qua fuori! Ma come vedi se sei là? Papà! Ma cosa ci fai dentro il muro, papà? Papà! Ah! Aiuto! Mi devi prima colpire però per prendermi! Mi devi colpire! Mi devi colpire! Aiuto! 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 Ah! Aiuto! Ah, vieni qua! Vieni qua! Ehi, ma perché non ti va a colpire? Non vado in hit! No, non sono incredibile, stavo scherzando. Maxino mi hai preso, ti giuro che mi hai preso. Oh, sì, mi hai preso. Perché no? Ehi, aspetta. Perché ti avevo colpito e non ti avevo fatto danno? Cosa stai facendo in creativa? In creativa? Stavi laggando, Baby Maxino. Tu c'hai la connessione del Burundi e tutta roba strana. No, niente creativa. Io ero in survival, te lo giuro. Va bene, comunque punto per me. Sì. Ma io non ci credo, è riuscito a fare il punto anche adesso. Assurdo! Beh, Maxino, adesso devo cercarti io. E questo è il penultimo round, perché se adesso ti trovo, poi il prossimo che farà il punto, allora avrà vinto. Cosa? Allora, adesso innanzitutto non mi troverai mai. Poi conta, muoviti! Va bene, conto subito, inizio, vado. Ragazzi, è proprio convinto, convinto di non farsi trovare. È proprio convinto, ma non sa che adesso io lo troverò in tempi record, con l'X-Ray e con tutte queste cose strane. Io ancora devo capire se prima papà non ho colpito per colpa della creativa oppure perché... laggavo veramente. Però questa cosa mi puzza un po'. Quindi mi sa proprio che devo trovare un nascondiglio segreto, qualcosa di illegale. Tipo sottoterra. Potrei nascondermi sottoterra, così non mi troverà mai. Questo nascondiglio è essenziale. Devo portarmi il punto a casa in tutti i modi. Ma sotto l'acqua però potrei affogare. Però in teoria se mi scavo qualcosa per bene non dovrebbero esserci problemi. Ehi Maxino, ti dai una mossa? Mi sto scocciando. Ehi, ti muovi? Oh, ma stai zitto che manca ancora un minuto. Sono inattivo e impegnato, sto facendo una cosa particolare. Lasciami fare, per piacere. Una cosa particolare adesso. Vabbè, Maxino, va bene. Contento te e contenti tutti, come si suol dire, Comunque, mancano 30 secondi. Allora, devo scavare così. Ho sbagliato. Vabbè, metto un blocco così. Aiuto! Sto bloccando di nuovo, aiuto! Cosa stai facendo? No, niente. Assolutamente niente, sto scherzando. Non mi ero buttato. Vabbè, prendiamo quest'altro pezzo qui sopra che me l'ero dimenticato prima. Giusto in tempo, ci sono quasi. Ok, si è tolta l'acqua. Papà, puoi venire?
Eh sì, sarei venuto lo stesso perché 2 minuti sono passati e come? Dove ti nascondi? Dove ti sei cacciato soprattutto? Sei qui da qualche parte? Sei per caso dentro questa casa? Ah, tu cerchi delle case! Ah, vai cerca, cerca, che chi cerca trova! Così mi ha detto la mia maestra. Addirittura! Quindi vai pure a scuola! Io pensavo, boh, l'avessi abbandonato da un bel po'. Comunque, sto fatto che mi stai prendendo in giro non mi piace proprio, Baymaxino, eh. Allora, sono abbastanza sicuro perché lo conosco, ragazzi, è mio figlio. Ci passo tutti i giorni insieme. Adesso avrà sicuramente utilizzato qualche hack strana. Avrà fatto qualcosa di illegale. Quindi, secondo me, ragazzi, dobbiamo cercare in posti strani. Tipo sottoterra da qualche parte. Ma sottoterra dove? Ragazzi! Ragazzi, l'ho trovato! Ma che cacchio sto facendo lì sotto? Ma scusami, ma dov'è? Guardalo lì, dove cacchio è? Con quella testolina là sotto. Ma sei nascosto sott'acqua. Papà, mi sto annoiando, quanto ci vuole? Vieni Maxino, un attimo, la mappa è grande, sai com'è. Ma voglio un indizio, per caso, sei fuori o sei dentro? Sono dentro, sono dentro. Mi ha detto anche una bugia. E non deve permettersi di dirmi le bugie. Va bene, ok Baymaxino, ok, va bene. Questa è guerra. E allora adesso io farò una cosa. Mi metto in game mode spectator. Vado proprio da lui, così che non mi vede nemmeno. E gli spawno in faccia. Gli spawno proprio addosso. Sono sicuro che questo non inizio io. Sì, Baymaxino, sì. Tu stanne proprio convinto e sereno. Stanne proprio convinto e sereno. E se ti dicessi che sono qua, davanti a te, cosa ci fai qui? Cosa stai facendo qua sotto, Baymaxino? Lo sai che è illegale sta roba? No, non mi puoi colpire. Perché io non si può barare in questo nascondino. E se io ti vedo barare, vuol dire che dovrò trovarti una punizione degna. Una punizione? No. Papà, scusa, è che pensavo avessi citato prima. No, io non cito mai, Baymaxino. Quindi adesso io non voglio escluderti completamente dal gioco e darti la sconfitta a tavolino. Voglio farti fare l'ultimo round in cui vado a nascondermi io. E però questa volta avrai soltanto 1 minuto per trovarmi. Ma è impossibile! Baymaxino, lo hai voluto tu. E se non mi trovi, in punizione, senza telefono! No! Papà! Sì, te lo prometto, muoviti e conta, senti, imbroglione di prima categoria. Va bene, 1, 7, 20, 50. Vabbè, sono stato un pochino crudele, devo essere sincero. Ma adesso voglio proprio rendergli il nascondiglio più impossibile della storia. Qua, mi nascondo qua, anzi, eccola qui, una bella trapdoor. Noi adesso mettiamo una trapdoor qua e abbassiamo la trapdoor. Bene, questo qui è il nostro nascondiglio. Ora voglio vedere, Baymaxino, se mi troverai. Va bene. Dimmi almeno dove sei, almeno. Un indizio, è impossibile in 1 minuto. Facciamo che il minuto parte da ora, quindi ti ho dato anche qualche secondo di bonus. E voglio proprio aiutarti, Baymaxino. Sono sopra il tetto di una casa. Sul tetto di una casa. Quindi, forza, ti ho detto tutto. Più di questo non potevo dirti. Aiuto! 40 secondi! 40 secondi, ma è impossibile! Come ci arrivo qua sul tetto? Tu secondo me sei una creativa. Sono abbastanza sicuro che sei una creativa. Secondo me sì! Allora posso usare l'acqua? Sì, posso usare l'acqua. Bene. Però adesso non ho blocchi. Come faccio a salire? Aiuto, non vale così, papà. Ah, ma aspetta, io c'ho un blocco di lana. E ti devo dire la verità, ti sento anche, quindi sei anche vicino. E questa cosa? Cosa c'è qui sotto? Io non so di che posto tu stia parlando. E c'era un corridoio dentro un muro. Un corridoio dentro un muro, dici? Proprio non capisco. Comunque il tempo è scaduto, Baymaxino! Non mi hai trovato! Ma com'è possibile? No. Oddio! Dove mi prendo in giro? Baymaxino, vuoi davvero la verità? Diciamo che forse ho cheatato con l'X-Ray. Però questo non dovevi saperlo. Te lo dico perché mi viene bene. Cosa? Hai cheatato con che cosa? L'X-Ray, Baymaxino. Era un piccolo scherzetto che volevo farti. No, non piangere, non piangere.
pelle. Va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ringrazio tutti quanti per la visione. Nascondino l'ho vinto io, anche se citando. Ciao! Avambocca!